Hernandez che prova a mettere giù. Hernandez, gol 1-0 Palermo. Hernandez, 58 secondi e il Palermo ha già segnato con Abel Hernandez. Hernandez ha infilato il suo connazionale Muslera. Ma dov'era la difesa della Lazio? Dov'era la difesa della Lazio? Però a lanciare non era Liverani come mi aspettavo, e Nocerino gli ha messo una palla incredibile. Pastore dentro per Miccoli, Miccoli in posizione regolare, ancora Miccoli, salta Muslera che lo mette giù, è calcio di rigore per il Palermo. La finta di Miccoli, il giallo per Muslera. Parte Miccoli, destro e rete, 2-0 Palermo, ha raddoppiato Miccoli su calcio di rigore al 28esimo del primo tempo. Miccoli raggiunge Cavani, 8 gol in campionato. Massimo, lasciamelo dire, vantaggio estremamente meritato fino adesso da parte del Palermo. Pastore, Miccoli, c'è Hernandez al centro dell'area, Miccoli ha provato a calciare un angolo quasi impossibile. Zárate, Floccari, ancora Floccari, prova a rientrare sul destro, Floccari, grande iniziativa di Floccari. Brocchi, ancora Brocchi, tiro di Brocchi, Sirigu, e palla in calcio d'angolo. Cross basso a cercare Cruz, palla all'indietro, Floccari, deviazione, palla in mezzo per Mauri, Mauri! Un attimo prima della possibile conclusione scivolato Mauri. E ancora Cruz, Brocchi, il cross al centro dell'area, deviazione, Mauri per la girata che termina sul fondo. Liverani, la palla di ritorno per Nocerino, ancora Nocerino dentro per Budan, va Budan, controlla l'uscita di Muslera, Budan all'indietro, Hernandez ha respinto Muslera. Simplicio, può partire Budan che lascia partire Nocerino perché era in fuorigioco, e allora Nocerino solo con Muslera, Nocerino, 3-0, la firma di Nocerino sul successo del Palermo che al 30esimo della ripresa fa 3-0. Il gol l'ha fatto Nocerino, ma il merito è tutto di Budan, perché ha capito immediatamente di essere in fuorigioco e ha lasciato scorrere la palla, e è partito proprio con i tempi giusti e in posizione regolare Nocerino, che ha fatto un bel gol. Kolarov, Kolarov, gran gol di Kolarov, 3-1. C'è una potenza questo, quasi da fermo, ha tirato una botta sul secondo palo.